Ok ragazzi, possiamo iniziare. Tira giù i banchi. Anzitutto ci tengo a inaugurare l'evento di Olympius con dei sentiti ringraziamenti, esprimendo un forte senso di gratitudine nei confronti di tutte quelle persone e di tutte quelle associazioni senza le quali oggi non saremo qui a dare vita al più grande evento sportivo che una consulta provinciale studentesca abbia mai organizzato a livello nazionale. Un evento storico. Ringrazio l'assessore allo sport, Elena Baracchi, per la sua presenza. Ringrazio Francesca Coppi in qualità di delegazione della Croce Rossa, ambulanze ed assistenza medica. Ringrazio la delegazione del Modena, composta dal centrocampista Tremolada, vice allenatore Max Trucheli, i telecronisti di DAZN Marco Nosotti, Tommaso Turci, che saranno presenti nel corso delle prossime gare, l'associazione AVO, la palestra della CIDI, la piscina della CDR, per i premi che conferirà ai partecipanti. Ringrazio Gibi, ma soprattutto voglio ringraziare la commissione sport della consulta provinciale di Modena, che da mesi e mesi si sta impegnando nella realizzazione di questo fondamentale evento, alla quale io chiedo un applauso per tutto il lavoro che hanno fatto e per tutto l'impegno profuso. Questo è inutile dirlo, di questo evento, in qualità di presidente della consulta, vado estremamente fiero, perché il messaggio che vogliamo far passare è chiaro e universale: mettere i giovani, mettere i ragazzi al centro di tutto per mezzo di quei valori, di quei principi sanciti dallo sport. E sto parlando proprio di quei valori, di quei principi di sacrificio, di impegno collettivo, di collaborazione verso un obiettivo comune, verso la vittoria alla quale tutti ambiscono e verso quell'unità necessaria per conseguire quest'ultima. Crediamo, e posso parlare a nome della consulta che orgogliosamente rappresento, che non ci sia modo migliore per concludere questo anno di rappresentanza studentesca con l'evento di Olympius. Dopo un anno di progetti, dopo un anno di valori, dopo un anno di lavori, scusatemi, che partono dalle battaglie, che partono dai documenti che sono stati approvati, che vanno a affermare i diritti degli studenti, arrivando all'incontro istituzionale con importanti realtà cittadine, dalle collaborazioni con l'ASL di Modena per le interviste, per l'evento sul ritiro sociale, ad oggi l'evento più grande che una consulta provinciale studentesca abbia mai organizzato. Ecco, detto questo, dico un grande grazie al pubblico, grande grazie allo staff, alle cheerleader, alle squadre che hanno aderito e a tutte le persone che anche nell'ombra hanno dato il loro contributo per la realizzazione di questo fondamentale evento. A questo punto lascio la parola all'assessore Baracchi e buon evento sportivo a tutti.